tre punti che possono essere davvero importanti per le compagini in campo. La spunta la fa il Lese grazie alla doppietta personale di Andrea Cardinali e alle posizioni tenute nella partita dai ragazzi di Luca Rialti. Nonostante i secondi 45 minuti giocati 9 contro 11 fino al 37esimo, quando per gli animi troppo accesi constano del rosso diretto al portiere ospite Consumi. Partita eccellente della Faellese, delusione per e nel Montemignaio, come sentiremo nelle interviste a mister Bani. Ma vediamo nelle immagini di Raimondo Pacci la bellissima vittoria della Faellese andando direttamente alla prima rete. Siamo al 27esimo minuto, il calcio di punizione di Focardi, lungo per Cardinali che scavalca il difensore e fa partire il sinistro che brucia l'uscita di Consumi per l'1-0. Focardi. Andrea Cardinali dentro l'area di rigore, parte al sinistro e gol! Rete di Andrea Cardinali direttamente dal calcio di punizione di Focardi. Qualche minuto dopo commette fallo Masi e Menditto trattiene il pallone spingendo l'avversario e del bravo Di Prato, direttore della gara odierna, estrae il rosso diretto. Si complica la vita alla Faellese al termine del primo tempo con il doppio cartellino giallo per Jonathan Masi ed è rosso. C'è spazio ancora per questo intervento su Cardinali che cade in aria, rigore o no, ma si prosegue, si va così al riposo. 13esimo minuto, Cardinali per Lelli che si avventa sul pallone ma involontariamente colpisce Tizzano al volto, ancora pericolo per la porta di Consumi. Cardinali per Lelli, ancora per Cardinali e palla di poco al lato. Sul lancio di Andrea Castro sciupa Marco Castri un potenziale pericolo. La potenza di Marco Castri, ottimo intervento ma sbagliata la sua mira. Si arriva ai colpi proibiti e fanno mostrare il cartellino rosso al direttore di gara indirizzato a Davide Consumi. 47esimo minuto, Cardinali viene atterrato in aria da Fami ed è rigore netto dagli 11 metri e freddo lo stesso vice cannoniere Cardinali per il 2-0. Dentro la linea di rigore per Andrea Cardinali, fermato ed è calcio di rigore per il fallo commesso da Fami su Andrea Cardinali che aveva preso il posto a Davide Consumi dopo la sua espulsione. 50 minuti di gioco, la rincorsa di Andrea Cardinali, guarda il portiere, palla dentro nel sacco del 2-0, ancora Andrea Cardinali, 2-0 per la Faellese su calcio di rigore dopo il primo del primo tempo al 27esimo minuto. Al triplice fischio, gesto nervoso di Capitan Mazzetti che gli costa il cartellino rosso. Si chiude qui questo 27esimo incontro, piacevole, divertente e soprattutto voluta questa vittoria della Faellese sul Montemignaio. Con Matteo Monini, il portiere della Faellese, in una partita davvero molto importante, quella alla rincorsa di questi famosi ormai playoff, che questi tre punti comunque vi danno ancora forza e coraggio nella possibile rincorsa. Sicuramente una rincorsa è dura, certo questi tre punti aprono uno spiraglio che ci fa un po' per sperare e più che altro la prova, diciamo, di cuore della squadra di oggi ci fa ben sperare. Sicuramente abbiamo voglia di cercare di fare il possibile nel finale di campionato, anche se magari un po' la classifica può essere compromessa, però cercheremo di fare in queste ultime tre partite più punti possibile per perlomeno salvare l'onore, diciamo, della maglia che alla fine dei conti la società si merita e niente. Una partita davvero strepitosa sotto tutti i punti di vista, dalle posizioni dei giocatori, lo stesso Matteo in un'uscita ha sventato l'unico pericolo portato dal Montemignaio, non era facile vincere questa partita. I ragazzi comunque ben disposti dall'allenatore Luca Rialti hanno dimostrato veramente quello che era il credo iniziale in questo campionato, poi è mancata qualcosa, in più occasioni, in più partite sono mancati i giocatori per infortuni, piccoli guai, qualche arbitro un po' così e così, ma alla fine viene fuori la Faellese, quella vera, quella che a inizio campionato tutti si aspettavano e l'ha dimostrato in questa importante quanto delicata partita proprio contro il Montemignaio.
Sì, sicuramente oggi abbiamo fatto una grande partita e che se si riusciva a ripetere anche nelle partite precedenti sicuramente sarebbe stata un'altra posizione in classifica, perché i ragazzi sono stati perfetti oggi. Io non ho, alla fine dei conti, anche l'unico intervento che ho fatto su una pallonata degli avversari, poi non hanno fatto... Il Montemiano non ha fatto assolutamente nulla, siamo riusciti a coprire bene il campo nonostante essere 9, grande cuore, grande intelligenza e siamo stati bravi a portarla in fondo, sì. Chiuso il 27esimo incontro con 9 uomini per tutto il secondo tempo, 9 punti al termine del campionato. Matteo? Speriamo di farli tutti. vediamo. Le premesse ci sono, se mettiamo questa voglia, questa concentrazione e questa applicazione, sicuramente se non ne facciamo 9 ne facciamo 7. Se poi magari ritorniamo quelli di qualche partita indietro, allora forse no, neanche 7. Con mister Bani, allenatore del Montemignaio. Mister, era da un po' che io ci contavo e ci tenevo a fargli i miei complimenti a prescindere dalla partita odierna. Montemignaio che è venuto su alla rincorsa di questa quarta posizione in classifica, ci è riuscito. Oggi però avete avuto uno stop grazie soprattutto a una grande Faellese, dobbiamo mettere il merito in mezzo. No, senza dubbio la Faellese ha messo molto di più in campo rispetto a noi. Noi non siamo entrati in campo, non so per quale motivo, ora ne parlerò con i ragazzi, ma i primi 15 minuti forse li avrei dovuti cambiare tutti. Però noi con serenità accettiamo il risultato, con serenità, se eravamo penultimi siamo arrivati in queste posizioni, per cui... va benissimo così. Con Raffaele Menditto, protagonista in questo incontro, un rosso diretto. Che è successo? Niente, io ho tenuto la palla tra le mani per non fargli perdere tempo e poi sinceramente uno di loro mi è salito addosso e ha buttato fuori solo me, però vabbè, ci sta. Una partita vinta sul rettangolo, a parte la tua assenza, però complimenti a te e a tutti i ragazzi, perché finché sei stato in campo hai lottato insieme agli altri. Sì, soprattutto sono stati i ragazzi dei grandi, hanno fatto una bella partita, hanno giocato quasi un tempo e mezzo in 9, sicché bravi a loro. Con Gabriele Bencivenni, oggi quasi secondo allenatore, visto che Luca non ha più voce e non commentiamo su Luca. Gabriele, una partita davvero perfetta, era difficile, era complicato poter arrivare a questo risultato di 2-0 e 9 contro il Montemignaio, come già detto anche al proprio allenatore, che erano in risalita. Voi ce l'avete messa tutta, eravate in ogni spazio, in ogni pallone, soprattutto in posizioni davvero precise, quasi una grande squadra, quella che era all'inizio quando siete partiti per questa lunga di seconda categoria. Sì, esatto, è la giusta dinamica. All'inizio ci eravamo prefissati di partire proprio con queste caratteristiche, di spingere forte, poi ci siamo ritrovati in 9 e la vittoria era quasi impossibile. Però nell'intervallo, quando ci siamo guardati con tutti i miei compagni, lì ho capito che ce la potevamo fare e ci avevamo messo tanta voglia. Vice cannoniere del campionato di seconda categoria con 18 reti, Andrea Cardinali. Spesso l'abbiamo visto addormentato agli occhi dei poco competenti, anche se prima gli ho fatto una battuta. Andrea davvero è unico nel suo genere, delizia con i suoi gol e purtroppo forse questo è uno dei peccati della Faellese, è uno dei pochi che riesce a stare davvero in avanti e a realizzare le reti. Manca qualche altro che gli possa fare da spalla. Andrea, io ho fatto un'analisi, prima ho fatto anche una battuta su di te, si sveglia Andrea, in realtà 18 reti per un giocatore come te sono davvero un'ottima cosa. Sì, oggi era una partita veramente difficile, lo sapevamo, perché anche all'andata col Montemignaio avevamo fatto molta fatica, poi per come si era messa nel primo tempo con queste espulsioni siamo rimasti 9 contro 11, quindi c'era da sacrificarsi tutti e secondo me abbiamo veramente dato una bella prova di forza, di carattere e di cuore. Una spinta io la chiedo tramite te alla società, fai acquistare qualche altro che ti supporti nelle conclusioni a rete. No vabbè, io da questo punto di vista sono tranquillo, nel senso che io all'inizio dell'anno, la società lo sa, io sono sempre a disposizione, anche il mister lo sa, quest'anno mi ha adoperato a volte davanti, a volte un po' più indietro, io sono sempre a disposizione, quindi in questo poi è chiaro, io ho degli obiettivi personali. All'inizio dell'anno il mister ci ha fatto consegnare un foglio a lui con degli obiettivi personali, il mio primo obiettivo
obiettivo personale era quello di fare più gol dell'anno scorso. L'anno scorso ne ho fatti 21, quest'anno in tutto sono a 23 con quelli di oggi, quindi per questo posso essere soddisfatto. Insomma, poi è chiaro che eravamo partiti per fare un campionato un po' diverso e adesso le possibilità per andare ai playoff sono veramente poche, però fino a che la matematica non ci dà contro, noi continuiamo ad andare avanti così. Io mi sono permesso proprio in conclusione di questa nostra intervista, prima di chiudere, di scherzare sulla tua potenzialità o meno. Comunque l'importante era vincere, voi avete vinto, a parte le mie battute magari stupide, ma in questa occasione penso che i tifosi a casa ci perdoneranno. No, ma certo, ma oggi era comunque importante vincere, perché veramente questa società, la Faellese, è una società bella, sana, con persone che veramente hanno cominciato da luglio scorso a farsi un mazzo così per creare una possibilità appunto di essere alto in classifica. Hanno fatto una bella squadra, è chiaro, poi le annate non sono tutte uguali, quest'anno sicuramente ci sono stati alcuni infortuni in momenti cruciali del campionato, questo non è e non deve essere un alibi, perché sicuramente in tante altre partite potevamo fare di più, però ecco, oggi era importante vincere per il presidente soprattutto e per tutto lo staff che c'è dietro, che comunque continua a darci forza, a darci entusiasmo anche durante la settimana, durante gli allenamenti. In bocca al lupo, Andrea. Crevi lupo.